Fra tutti gli organismi viventi su questo pianeta, le piante sono le forme di vita più numerose. Attraverso la cinematografia a tempo, seguiamo lo sviluppo e l'accrescimento di una pianta da un seme. Nessun altro organismo vivente ha le stesse capacità di colonizzazione delle piante che, in forme e dimensioni diverse, sono diffuse in tutto il mondo. Le piante producono ogni anno 150 miliardi di tonnellate di nuova materia vivente, la forma di vita più abbondante sulla Terra. Ma le piante non si trovano soltanto sulla Terra. Sono abbondanti anche nel mare. Il 50% della vita vegetale si trova nel mare. Se le piante verdi sparissero, sparirebbe anche la vita sulla Terra, perché ogni forma di vita dipende dall'energia fissata dalle piante. In modo preciso e continuo, le piante sono in grado di trasformare la luce, l'acqua e l'anidride carbonica in energia e cibo per gli organismi viventi. Questo processo di trasformazione si chiama fotosintesi. Sappiamo che in assenza di luce, come per esempio in questa grotta, le piante verdi non possono crescere. Le piante hanno bisogno dell'energia solare per vivere. Soltanto le piante verdi sono in grado di trasformare l'energia della luce solare in energia chimica. Le foglie delle piante sono i laboratori nei quali si svolge la fotosintesi. In poche parole, le foglie assorbono l'energia della luce solare per alimentare reazioni fotochimiche. L'anidride carbonica entra nella foglia e si combina chimicamente con l'acqua che arriva dalle radici per produrre i carboidrati, che sono il carburante necessario per ogni forma di vita. L'ossigeno, un sottoprodotto della fotosintesi, viene liberato dalla foglia nell'atmosfera. Questo è in breve ciò che accade durante la fotosintesi. Ma in che modo accade? Asportiamo una parte dell'epidermide inferiore di una foglia e esaminiamola al microscopio. La faccia inferiore di una foglia è cosparsa di minuscoli fori chiamati stomi, del diametro di un millesimo di millimetro. L'anidride carbonica dell'aria entra attraverso gli stomi e l'ossigeno ne esce. Come possiamo essere sicuri che le foglie producono ossigeno? Introducendo ossigeno in una soluzione di indaco carminio, la soluzione diventa blu. Se una pianta produce ossigeno, anche questa farà diventare blu la soluzione. Ponendo una pianta nella soluzione, vediamo che sulle foglie si formano sottili fiotti blu. L'ossigeno dell'aria invece fa diventare blu la superficie della soluzione. Questo semplice esperimento dimostra che le piante verdi liberano ossigeno attraverso le foglie. Dopo un'ora, l'ossigeno prodotto dalla pianta ha fatto diventare blu quasi tutta la soluzione. Le piante verdi reintegrano continuamente le riserve di ossigeno necessarie per la sopravvivenza dell'uomo e di tutti gli altri animali. Ma l'ossigeno è solo uno dei prodotti della fotosintesi, l'altro è costituito dai carboidrati. Possiamo seguire un esperimento molto semplice per osservare la produzione di carboidrati. Si toglie una foglia da una pianta che è stata tenuta per un certo tempo al buio. Si pone la foglia su una lastra di vetro. Sulla foglia si mette una pellicola fotografica e si copre il tutto con un'altra lastra di vetro. Proiettando un fascio di luce sulla foglia, la differente densità del negativo farà passare quantità diverse di luce fino alla superficie della foglia. Dopo qualche ora di esposizione, la foglia viene bollita in alcol. L'alcol rimuove la clorofilla. Nella zona dove la luce poteva penetrare si è formato un carboidrato detto amido. Poi la foglia viene tinta con una soluzione di iodio. I carboidrati della foglia assorbono lo iodio e producono un'immagine positiva dal negativo. Dove la luce ha colpito la foglia, si sono prodotti carboidrati che hanno lasciato l'immagine positiva. Come vengono prodotti questi carboidrati? Ecco alcune cellule di una foglia al microscopio. All'interno c'è un flusso continuo di strutture che si chiamano cloroplasti. Sono i cloroplasti che compiono la fotosintesi. Sono verdi perché contengono clorofilla, un pigmento che assorbe la luce. Viene assorbito ogni colore dello spettro visibile, eccetto il verde. Il numero di cloroplasti in una cellula fotosintetica varia.
La cellula di una foglia ne può contenere da 20 a 100, ma un'alga unicellulare può contenerne solo uno o due. Possiamo osservare più da vicino i cloroplasti con il microscopio elettronico. Osserviamo una microfotografia elettronica prodotta da questo microscopio. A 40.000 ingrandimenti vediamo che l'interno di un cloroplasto è composto da una serie di membrane sovrapposte che contengono migliaia di molecole di clorofilla e di altri pigmenti fotosintetici. Il cloroplasto è un laboratorio meraviglioso. In che modo trasforma l'energia solare in energia per la cellula? Il processo della fotosintesi è stato considerato per lungo tempo un mistero. In che modo viene trasformata l'energia luminosa? Gli scienziati sapevano da molto tempo che le cellule viventi non possono utilizzare la luce direttamente. I cloroplasti devono in qualche modo trasformare la luce del sole in energia chimica. Facciamo un esempio. Questa lampada non può trasformare direttamente il petrolio in energia luminosa. Il petrolio è un carburante ricco di energia, ma la lampada ha bisogno di una forma di energia diversa. È necessario un generatore per trasformare l'energia chimica del petrolio in energia elettrica che la lampada può utilizzare. I cloroplasti sono il motore fotosintetico di quasi tutte le piante, sono la macchina verde di tutto il processo. I cloroplasti trasformano l'energia solare in energia chimica. Questa energia è immagazzinata nei legami chimici di due sostanze. Una è l'ATP, cioè adenosin trifosfato. Nelle cellule viventi l'ATP è come il denaro, può essere speso per avere energia. Dunque l'ATP è il denaro energetico delle cellule. Ogni forma di vita sulla Terra usa l'ATP. Quando le piante crescono, quando i pesci nuotano, quando un essere vivente si muove, viene usato l'ATP. L'ATP è la molecola portatrice di energia comune ad ogni cellula vivente. I cloroplasti trasformano la luce in energia chimica immagazzinando questa energia anche in un'altra sostanza, la NADPH, cioè nicotinamide adenin dinucleotide fosfato. Quando questa sostanza cattura l'idrogeno e gli elettroni contenuti nell'acqua, si riduce. ATP e NADPH ridotta insieme assicurano il costante rifornimento di energia per la produzione di carboidrati nella fotosintesi. Gli scienziati hanno continuato ad analizzare il processo fotosintetico in tutte le sue parti. Hanno scoperto che il processo comporta due gruppi distinti di reazioni. Un gruppo, detto di reazioni luminose, in cui i cloroplasti trasformano la luce del sole nelle forme di energia chimica ATP e NADPH. Un secondo gruppo, in cui le reazioni non hanno bisogno direttamente di luce, ma utilizzano ATP e NADPH per alimentare la trasformazione dell'anidride carbonica in zuccheri. Questi processi si chiamano reazioni buie. Ora il problema era scoprire ciò che succede in queste reazioni buie. L'importante ricerca del dottor Melvin Calvin dell'Università di Berkeley in California ha contribuito a spiegare la sintesi dei carboidrati. Per scoprire in che modo la cellula trasforma l'anidride carbonica in carboidrati, il dottor Calvin arrestò il processo fotosintetico in stadi diversi per trovare i composti intermedi. Nei suoi esperimenti originali il dottor Calvin usò cellule integre dell'alga clorella. Il ricercatore iniettò queste cellule in un terreno di coltura. In questo dispositivo è possibile controllare accuratamente la luce e l'anidride carbonica che entrano nella coltura. Le colture vengono agitate delicatamente in un bagno di acqua a temperatura controllata per assicurare un'esposizione omogenea. Il passo successivo comporta l'uso di un marcatore radioattivo, il carbonio 14, che è un isotopo radioattivo del carbonio. Il carbonio 14 viene introdotto nelle cellule sotto forma di anidride carbonica e marcherà i composti del carbonio che si sono formati durante la fotosintesi per poterli identificare successivamente. Dopo un certo intervallo si prelevano alcune cellule dalla coltura. Questi campioni vengono messi in provette che contengono alcol.
L'alcol arresta il processo di fotosintesi in ogni campione. In questo modo ogni campione rappresenta una fase successiva della produzione chimica di zuccheri o carboidrati. Durante queste reazioni il carbonio e altre sostanze si combinano a formare composti chimici intermedi che portano infine alla produzione di uno zucchero complesso. È possibile isolare i vari composti del carbonio che si sono formati nei vari stadi della fotosintesi. Il processo di separazione usato qui si chiama cromatografia su carta bidimensionale. I composti che contengono l'elemento marcato carbonio 14 producono un'immagine scura su una pellicola per raggi X. Confrontando i negativi di ogni campione, il dottor Calvin ha potuto identificare i composti intermedi prodotti dai cloroplasti durante la trasformazione dell'anidride carbonica in carboidrati. In seguito a questa scoperta, il dottor Calvin ha creato un modello, il ciclo del carbonio o ciclo di Calvin. In questo ciclo, l'anidride carbonica entra nella reazione e si combina con un composto pentacarbonico per formare un composto esacarbonico intermedio instabile. Il composto intermedio si divide in due molecole di acido tricarbonico. L'acido tricarbonico viene trasformato in uno zucchero semplice o in uno zucchero complesso, come il glucosio, entrambi prodotti finali della fotosintesi. Parte dello zucchero semplice va a rigenerare il composto pentacarbonico per assicurare la continuazione del ciclo. Tre molecole di ATP e due di NADPH alimentano le reazioni che permettono ad una molecola di anidride carbonica di entrare nel ciclo del carbonio. Il lavoro del dottor Calvin ci ha dato un'idea chiara di ciò che accade nella fase buia della fotosintesi e gli è valso il premio Nobel. Ma rimaneva insoluto il problema di come si formano l'ATP e la NADPH. Il lavoro del dottor Daniel Arnon, sempre a Berkeley, ha dato una risposta a questa domanda. Dapprima, il dottor Arnon cercò di dimostrare che tutto il processo fotosintetico ha luogo nei cloroplasti. Nel suo esperimento non usò cellule intere, egli prelevò e isolò i cloroplasti della cellula. Il dottor Arnon utilizzò gli spinaci nei suoi esperimenti. Gli spinaci possono essere coltivati sia in modo naturale che in ambiente controllato. Qui le piante vengono coltivate in una soluzione chimica nutritiva che permette al dottor Arnon e ai suoi colleghi di utilizzare per settimane e per anni foglie fresche di spinaci cresciute nelle stesse condizioni. Le foglie vengono triturate in una soluzione zuccherina, poi il miscuglio viene filtrato per separare steli, nervature e detriti. La soluzione filtrata viene versata in provette da centrifuga. Le provette vengono centrifugate ad alta velocità per separare ulteriormente i cloroplasti dai frammenti cellulari. In questo modo il dottor Arnon isolò la macchina fotosintetica. Dopo la centrifugazione i cloroplasti si presentano come un residuo verde scuro in fondo alla provetta. Con questa ricerca il dottor Arnon scoprì che i cloroplasti isolati non solo erano in grado di compiere tutto il processo fotosintetico fuori dalla cellula, ma potevano anche formare ATP e NADPH ridotto in presenza di luce e senza anidride carbonica. Egli chiamò questo nuovo processo fotofosforilazione. Spegnendo le luci e aggiungendo anidride carbonica, le molecole di ATP e di NADPH ridotta, che erano state immagazzinate, potevano completare il processo trasformando l'anidride carbonica in zucchero. Il lavoro del dottor Arnon ha contribuito a chiarire che nelle reazioni luminose della fotosintesi l'assorbimento di luce da parte delle molecole di clorofilla porta ad una serie di reazioni di trasferimento di elettroni che liberano l'ossigeno dell'acqua e producono ATP e NADPH. Questi composti ad elevata energia vengono poi utilizzati nella fase buia per alimentare il ciclo del carbonio che trasforma l'anidride carbonica in zuccheri. Continuando il suo lavoro, il dottor Arnon ha ulteriormente analizzato la fase luminosa della fotosintesi. Qui si espone una sottile provetta di cloroplasti alla luce rossa, che è la luce migliore per le reazioni fotosintetiche. Si congelano i cloroplasti in azoto liquido ad una temperatura di 300 gradi sotto zero. In un altro campione la luce viene spenta prima di congelare i cloroplasti.
Il campione viene messo in un apparecchio che misura i segnali EPR, cioè la risonanza paramagnetica elettronica. Ciò consente di tracciare il flusso di elettroni fra i composti. Con questo procedimento il dottor Arnon ha scoperto un'altra tappa nelle reazioni luminose della fotosintesi. Una proteina ricca di ferro, la ferrodossina, cattura gli elettroni ad elevata energia che la clorofilla libera quando viene eccitata dalla luce. Ecco questa proteina rossastra isolata dalla clorofilla. La ferrodossina è un altro elemento che ci aiuta a capire il processo della fotosintesi. I carboidrati che sono alla base della nostra alimentazione sono un prodotto della fotosintesi. I carboidrati costituiscono la principale riserva di energia cellulare e provvedono alle varie necessità delle cellule viventi. Per poter mantenere la nostra funzione biologica dobbiamo alimentarci direttamente o indirettamente con questi prodotti. Il secondo prodotto della fotosintesi è l'ossigeno. Le riserve di ossigeno sul nostro pianeta vengono continuamente rinnovate dall'attività fotosintetica delle piante. L'uomo comincia a sentirsi responsabile della vita vegetale e sa che deve proteggerla per conservare l'equilibrio ecologico della natura. I combustibili fossili che usiamo ormai da un secolo sono tutti prodotti della fotosintesi, energia prodotta dall'azione del sole su antiche piante verdi. Recentemente abbiamo cominciato a preoccuparci del fatto che queste riserve si stanno esaurendo rapidamente. Le principali forme di energia sul nostro pianeta sono e continueranno ad essere originate dal sole. Le piante verdi hanno fissato e immagazzinato l'energia del sole. Energetiche attuali come il carbone e il petrolio sono il prodotto di antiche fotosintesi. Recentemente è stata selezionata una pianta di euforbia oleosa che può produrre carburante liquido. È una pianta che cresce rapidamente in zone desertiche. Staccando una foglia si può vedere il lattice. Il dottor Melvin Calvin sta conducendo ricerche in questo campo. Il lattice della pianta è un'emulsione di 2/3 di acqua e 1/3 di una sostanza oleosa che isolata può essere lavorata nelle moderne raffinerie. La pianta viene essiccata, triturata e posta in un filtro cilindrico. Con un sistema di distillazione si estrae l'olio dalla polpa della pianta. La pianta viene trattata con un solvente che ne estrae l'olio. Questo è un esempio di come può funzionare il sistema su larga scala. Quando il solvente evapora per ebollizione rimane un estratto denso che può essere raffinato proprio come il petrolio greggio. Le piante possono fissare l'energia del sole in forme chimiche che possono essere immagazzinate per lungo tempo, offrendo così una delle numerose alternative necessarie per provvedere al nostro fabbisogno energetico. A differenza del petrolio, la risorsa offerta dalle piante verdi è rinnovabile. Forse un giorno, quando avremo imparato a utilizzare i complessi processi della fotosintesi, non avremo più crisi energetiche o risorse alimentari limitate.